altro. Quindi ho scoperto che cosa mi stava succedendo. Non ti ascolto, non ti ascolto, non ti ascolto, no. Ho la testa che mi gira come un hula hoop. Non ti ascolto, non ti ascolto e non ti ascolterò. Ho la testa che mi gira come un hula hoop. Odio te, odio me, odio cosa importa. Sto volando senza nuvola. Guardate caso, 17-17, stranamente. Ok raga, comincio col dire che non vi chiedo like. Quindi raga, se vi va lo lasciate, se no no. Io vi consiglio di lasciarlo. No, però a parte gli scherzi, perché per la prima volta è un video serio, diciamo. Forse una delle prime volte che faccio un video serio, quindi ci tengo che voi lo guardiate in generale. A prescindere... la sveglia. A prescindere se lasciate like o no. Quindi raga, allora vi ho messo un po' di ansia su Instagram. A proposito di Instagram, se ancora non mi seguite là, raga, cioè che cosa state aspettando? Non ne ho idea. Seguitemi qua, Alessandro Montesi. E raga, lasciate like alla mia ultima foto, quella con i capelli blu, perché oggi tra l'altro si parla proprio di capelli. Andate a lasciare like. Nel frattempo io vi do qualche secondo e mentre aspetto suonerò qualcosa. Sì, perché la telecamera sta esattamente sulla pianola. Aspettate che la spengo. Ok, continuiamo. Raga, vi ho messo, come dicevo, abbastanza ansia su Instagram riguardo i miei capelli. Perché, raga, come avete visto, vabbè, nell'ultimo video io mi sono dovuto tingere i capelli per via di una penitenza blu, che tra l'altro è passata una settimana e la differenza si vede, ma non è troppa. Cioè, nel senso, ci mette molto di più del rosa a diventare bianco. Guardate, prima erano blu-blu, adesso sono celesti. Però devo ancora aspettare un po' prima che diventino decenti. Perché sì, sto aspettando che diventino bianchi. Comunque, per potervi parlare di quello che mi è successo, dobbiamo partire dal principio. Partiamo dal principio, raga. Come sapete, io ho sempre avuto i capelli normali. Ce li avevo biondi, diciamo biondi tendenti al castano. Cioè, quando ero piccolo erano proprio biondi biondi e piano piano si sono scuriti. Comunque, questa qui è una foto di me con i capelli normali. Poi, circa a luglio, agosto, mi pare, me li sono tinti. Perché praticamente avevamo fatto prima un video, io e Sespo, in cui praticamente se quel video raggiungeva 30.000 like, io mi sarei dovuto tingere i capelli. Quindi sì, ha raggiunto molto più di 30.000 like. Me li sono dovuti tingere e come sfregio me li sono tinti bianchi e rosa. Cioè, raga, un colore assurdo. Tutti quelli che mi vedono per strada mi fissavano e mi insultavano. Piano piano che è passato il tempo, dopo circa una o due settimane, non mi ricordo precisamente, comunque più o meno 10-15 giorni, i capelli sono diventati da metà rosa, metà bianchi, completamente bianchi. Quindi sì, per un bel periodo ho avuto i capelli bianchi, tipo bianchi ghiaccio. A me piacevano un botto, molto più di come ero prima senza tingermeli. Piccola cosa, durante la prima decolorazione che feci, perché io, visto che ero biondo, comunque dei capelli abbastanza chiari, li ho dovuti decolorare soltanto due volte la prima volta. Perché, regà, per chi non lo sapesse, ecco, per chi è entrato in questo video e non sa niente, tranquilli, anch'io prima di dovermeli tingere non capivo niente, regà. Veramente non avevo idea di come funzionasse la tinta di capelli. Per farli diventare più chiari, i capelli gli viene messa la decolorazione, che non so bene come funziona. Praticamente è una cosa che fa parecchio male al capello, che però gli va a levare, credo, quello che sia il pigmento. Ok, regà, se sto dicendo una cavolata, scusatemi, non so niente, non voglio fare una cosa scientifica. Comunque, fatto sta che te li schiarisce, solo che più ce l'hai scuri, più dovrai decolorarli. Io, per esempio, ho fatto due decolorazioni per farli diventare da biondi a bianchi. Quindi, raga, dicevo, la prima decolorazione, soprattutto la seconda delle due, però l'ho fatta lo stesso giorno, mi ha fatto un male che, raga, io ve lo giuro, non so come dirvelo, come farvici credere, stavo per svenire dal dolore, raga, non so perché, ma mi faceva proprio male la testa, la pelle della testa. Quindi, raga, è stato orribile, è stato veramente un sacco doloroso. Vabbè, dopo di quello io sono stato tranquillamente un botto di mesi con i capelli bianchi, a me piacevano così, ho fatto un sacco di video con i capelli bianchi, raga. Poi, ovviamente, dopo un po', io portandoli corti ai lati e più lunghi davanti, sono diventati qua del mio colore originale e davanti bianchi. E li ho tenuti così per un sacco di tempo, senza mai andarmi a ritingere la ricrescita. E qui penso di aver sbagliato, poi vi dico perché. Fatto sta che, arrivati a una settimana fa, forse un po' di più, durante l'ultimo video è uscita fuori un'altra penitenza, ovvero ritingiti i capelli di un colore mai fatto. E raga, ovviamente era una challenge dove in palio c'erano 1000 euro. Io ho detto lo faccio. Tanto, raga, prima o poi mi sarei dovuto ritingere la ricrescita, perché era orribile. Cioè, a me piace l'effetto metà, diciamo, capelli più scuri, metà bianchi, ma così tanto era troppo. C'avevo così di ricrescita, raga. Cioè, se io prendevo i capelli e facevo così, si vedeva metà e metà. Fatto sta che io me li ritingo e quindi vado a rifare una decolorazione sui capelli. E qui, raga, è successa la cosa più sbagliata. Allora, diciamo che la decolorazione non mi è stata fatta su tutti i capelli, perché, per chi non lo sapesse, la decolorazione, se il parrucchiere sbaglia a farla, o anche se non sbaglia, se
se comunque i capelli sono troppo deboli, rischiate di perdere i capelli. Proprio letteralmente rischiate che vi caschino. E io avevo sentito parlare anche delle persone che conosco, gli è successo. Però vabbè, io ho detto, cioè diciamo, l'ho già decolorati una volta 7 mesi fa. Figurati se lo vado a fare adesso, non mi succederà niente, sarà come un'altra volta, me li faccio blu e poi ritorneranno bianchi e sto a posto così. Tra l'altro, raga, sto notando adesso che in telecamera è davvero strano questo blu, cioè sembrano veramente dei capelli assurdi. Ormai mi ci sono abituato, soprattutto agli sguardi della gente che mi guarda male per strada. Quindi io mi sono rifatto la decolorazione solamente ai lati e soltanto sulla ricrescita, che comunque era una ricrescita bella lunga così. E il problema, e penso sia stato quello il problema, è che decolorare la ricrescita comunque un minimo vai a intaccare il capello già decolorato, e quindi quel capello si va a danneggiare sempre di più. Ovviamente la base io non ce l'ho rovinata, perché comunque ci stanno soltanto... Ecco, una cosa che non ho detto è che questa volta, la seconda volta che mi sono ritinto i capelli, ho dovuto fare 3 decolorazioni invece di 2. Non so perché, mi si sarà scurito il capello in un anno, ma nemmeno in 6-7 mesi, vabbè. Mentre prima sono bastate 2 decolorazioni per farli diventare bianchi, adesso ne sono servite 3, non so perché. In più ovviamente il colore, che il colore comunque di base non fa male al capello, da quello che so. Poi magari fa male, non lo so, raga. Io non voglio dare consigli medici accurati, perché non ne capisco niente, raga, quindi non vi affidate su di me. Se vi volete tingere i capelli, andate da un parrucchiere, accertatevi che sia un buon parrucchiere e fatelo. Comunque, raga, arriviamo nel vivo della storia. Finalmente, questo era tutto un recap di tutto quello che è successo, per chi non lo sapesse. Allora io mi vado a tingere i capelli, mi si fa la ricrescita, tutto a posto. Vado là, mi li asciugano, tutto quanto. Sono stato lì le ore, ovviamente, perché la decolorazione è un processo lunghissimo. E niente, vado a casa tranquillo, tutto a posto. Se non che avessi i capelli blu, però per il resto tutto ok, stavo benissimo. Stranamente questa volta la decolorazione non mi aveva fatto male. Ora non so se perché già ero abituato. Quindi raga, se vi dovete tingere i capelli, sappiate che probabilmente la prima volta vi farà male, parecchio male. Anche se ho conosciuto gente che mi dice: guarda, io non ho provato niente, cioè non mi faceva né caldo né freddo, stavo bene. E lì ho detto vabbè, ok, so io quello strano. Quindi raga, vado a casa, tutto a posto. I giorni dopo comincio a notare qualcosa di strano. Io non vi ho detto niente su Instagram, perché comunque era una cosa che non mi era mai capitata e non sapevo che fare, cioè non sapevo se era normale o no, e soprattutto era una cosa che prima non avevo mai notato, e quindi non sapevo se mi succedeva già prima o no. Fatto sta che mentre io mi asciugavo i capelli, mentre li pettinavo da quando erano bagnati dopo che mi ero fatto la doccia, notavo che sul pettine proprio rimanevano tanti capelli attaccati al pettine. Ovviamente non una cosa così, se no non ce l'avevo più, raga, questi ci stanno. Ora si scopre che in realtà è un cappello con attaccati dei capelli, io sono pelato sotto. Fatto sta che vedevo proprio che c'avevo tanti capelli, dicevo è un po' strana questa cosa, continuavo a farlo e ogni volta succedeva. E in più erano molto più diciamo, cioè sì, non so come dirlo, si intrecciavano molto più facilmente, cioè era davvero difficile pettinarli, quindi dovevo tirare tanto. Ed è una cosa che comunque non mi era mai successa, quella che mi rimanessero i capelli sul pettine, ok? Certo, ovviamente può capitare a volte, a chi non capita, che mentre ti pettini magari c'è un nodo fortissimo, fai tra e ti rimane qualche capello lì. Però raga, era una cosa che proprio andavo a pettinare normalmente e vedevo i pezzi di capelli, e quindi mi sono preoccupato un botto, raga. Ho cominciato a fare ricerche su internet e tutto, sono anche andato a parlare con una parrucchiera, e io, raga, avevo una paura che tipo di perdere i capelli completamente. E vi giuro, raga, per me sarebbe stato un trauma. Penso un po' per tutti sarebbe un trauma perdere i capelli a caso, cioè da un giorno all'altro. Quindi ho scoperto che cosa mi stava succedendo. Sostanzialmente, raga, non mi stavano cadendo i capelli, perché io avevo notato che quando pettinavo i capelli non erano lunghi, quindi non erano così, cioè i raga davanti ce l'ho belli lunghi, vanno da qua tipo fino a qua volendo, ma erano tipo così, sempre spezzati comunque. Quindi raga, quello che mi stava succedendo erano i capelli che mi si spezzavano, perché poi dopo varie ricerche, dopo aver parlato anche con una parrucchiera, ho capito che erano così tanto rovinati che non potevano assorbire, diciamo, i nutrienti, raga. Cioè ovviamente io ve lo sto spiegando così come se fossi un mio amico, cioè io sto parlando con te che stai vedendo questo video, in realtà sei mio amico, perché raga, tutti gli iscritti li amo, venite qua, vi do un abbraccio, oh eccoci qua. Quindi raga, non sono un dottore, non so come spiegarvi bene le cose. Fatto sta che il capello non era abbastanza nutrito, non stava bene, ecco. E quindi a un minimo di forza impressa, quindi se io prendevo un capello e facevo così, mi si spezzava. E ovviamente a lungo andare questa cosa sarebbe stato un problema, ok? Che ho cercato su internet, raga, ci stanno tipo più di 100.000 capelli in testa di una persona, ed è assurdo, io pensavo ce ne fossero molti di meno. Però raga, vi assicuro che quando facevo così erano veramente tanti i capelli che rimanevano là. Perciò per fortuna ho iniziato a prendere, ho scoperto che esistono le maschere per i capelli, e ho scoperto che esistono gli shampoo alla cheratina, gli shampoo, shampoo, si può dire shampoo, gli scampi, raga, il risotto alla crema di scampi, no, non so cosa sto dicendo. Fatto sta che ho scoperto tutte queste cose che non avevo idea di cosa fossero, che aiutano a nutrire il capello e a farlo diventare decente. Una cosa che sicuramente avrete notato anche voi è che i capelli comunque mi stanno diventando, anche prima che fossero
di nuovo decolorati, erano molto più di paglia, diciamo. Ora, raga, per fortuna il problema si sta risolvendo. Comunque, se volete, adesso mi levo il cappello così vedete com'è la situazione. Io lo dico, preparatevi al 3, 2, 1. Niente, raga, in realtà sto benissimo. Sì, vabbè, adesso sono tutti schiacciati perché avevo il cappello sopra. Per fortuna, raga, non sono pelato. Cioè, come vedete, i capelli ci stanno. Guardate qua quanto sono lunghi, tra l'altro. Io non lo sapevo di averli così lunghi qua. Tranquilli, i miei capelli sono normali. Non so se rimettermi o no il cappello perché sono parecchio schiacciati, raga, sono bruttissimi. Tranquilli, raga, non ho buchi in testa, per fortuna. A parte, raga, purtroppo qua il colore sta diventando bruttissimo. Io sto soltanto aspettando che il blu vada via. Come vedete, comunque, adesso stanno diventando molto più lisci, molto più di buona qualità, diciamo. Ora è molto strano dire la qualità del capello, però vi assicuro che è così. Per chi se l'è già tinti lo sa come funziona. È molto importante che uno utilizzi dei prodotti che tipo, madonna raga, non avrei mai pensato che sarei finito a fare un video sui miei capelli fino a un anno fa. Comunque dai, la qualità è decente adesso. Piano piano stanno diventando molto di più. E adesso quando pettino, per fortuna, non mi rimangono i capelli attaccati. Ovviamente è normale che ogni tanto uno quando si pettina magari un capello rimane 2-3, ma tipo se vi pettinate i capelli notate che ce ne stanno 20, cominciate a preoccuparvi un attimo, perché ovviamente può succedere anche a persone che non hanno mai tinto i capelli, eh. È una cosa, non so bene quando succede, quando no, anche per lo stress può succedere. Boh, raga, voi notate qualcosa di strano, andate a parlare con qualcuno che ne capisce, così capite e prendete in tempo il problema. Io per fortuna adesso sto bene, però raga, non vi nascondo che mi sono preoccupato davvero tanto. Cioè, raga, penso tutti voi, se da un giorno all'altro rischiate di perdere i capelli, è brutto. Soprattutto, cioè, raga, ho 17 anni, non è che ne ho 50 che quindi perdo i capelli. Quindi raga, questo video l'ho fatto principalmente innanzitutto perché su Instagram vi ho preoccupato parecchio, e in secondo luogo perché raga voglio informare più persone possibili su questa cosa. Cioè raga, curatevi i capelli, non fate la cazzata di tingerveli a caso come ho fatto io, e soprattutto se avete dei capelli delicati come i miei. Raga, i miei capelli sono sempre stati un botto fini, un botto delicati, quindi non sono nemmeno un soggetto predisposto alla decolorazione, purtroppo. Cioè, chi lo è di più, chi lo è di meno. Conosco gente che si è decolorata a spammi i capelli e sta benissimo, non so perché, magari in realtà mi sta mentendo e non ce li ha più. C'ha una parrucca. Ma comunque, raga, mi raccomando, se vi dovete tingere i capelli, prima informatevi. Io una cosa che non sapevo è che alcune persone sono allergiche alla decolorazione, e quindi tipo rischiate letteralmente qua, non che vi si spezzino i capelli, ma che diventate pelati, perché la pelle, essendo allergici, non è il capello che reagisce ma la pelle, gli viene una reazione allergica così tanto che diventa pelata, e alcune persone non gli ricrescono più i capelli. Quindi raga, mi raccomando, c'è proprio dai parrucchieri si può fare il test per capire se uno è allergico o no. Ti mettono un po' di decolorazione tipo qua o non so bene dove, sul braccio, e dopodiché si scopre dopo tipo una mezz'oretta se sei allergico o no. Raga, mi raccomando, questa cosa fatela, a me non l'hanno fatta fare. Infatti scegliete anche un parrucchiere bravo e che tenga a voi, che non tenga solo ai soldi, perché ci sono dei parrucchieri che ovviamente non gliene frega niente di come sta messo il tuo capello, basta che ci guadagnano, e invece non deve essere così. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. È un vlog statico, lo so che vi piacciono più i vlog dove mi muovo così, però raga, volevo parlarvi di questa cosa. Fatemi aggiustare le cose. Sappiate raga che fra un po' andremo a Milano anche con Valerio, poi ci rivedremo con tutti. Andremo a vivere, io andrò a vivere con Valerio. Comunque già lo sapete, la maggior parte di voi lo sapranno, perché Valerio l'ha detto un sacco di volte, io molte poche volte. Quindi raga, torneremo a fare i vlog che abbiamo sempre fatto. Lo so che questo periodo è un po' lento, adesso raga partiamo i vlog spam, raga. Cioè, preparatevi, usciranno talmente tanti video che voi vedrete la home e direte no basta, non ce la faccio più, e dovrete guardarli perché sono troppo belli, raga. Fidatevi, iscrivetevi se non vi siete mai iscritti al mio canale. Perché non l'avete fatto? Che cosa c'è? C'ho pure i capelli blu, raga, ed è completamente colpa vostra. No, scherzo, ovviamente colpa mia che accetto le sfide. Quindi raga, iscrivetevi, lasciate like se vi va, se non vi va lasciatelo uguale. E niente raga, mi vado a ritingere i capelli tra 5 minuti. Ovviamente scherzo, se no qui davvero li perdo. Ci vediamo con un prossimo vlog, e mi dispiace di avervi fatto preoccupare troppo su Instagram. Raga, bella, non so che gesto sto facendo. Bella raga. Svuoto i problemi dal mio ispacchia. Col mio team alieni guarda il mondo quanto dista. Non dormo, faccio sogni, scusa ma sto viaggiando. Mi chiede quando torni, rispondo quando lo so. Io vivo in troppi mondi di cose.